e i tuoi vecchi soci ti sono grati per i soldi che gli hai fatto fare. La Chiesa controlla il 25% dell'Internazionale Immobiliare. Io ho un problema e vorrei appurare se è un mio problema o un problema vostro. Loro vogliono entrare nell'affare, essere di nuovo una famiglia, così possono riciclare il loro denaro. Il più grosso padrone di casa della Terra ha proprietà in tutto il mondo per 6 miliardi di dollari. E il voto del Vaticano è determinante per il suo controllo. Devo fare con questo zio Mike? Che gli devo fare a questo? A quanto pare di questi tempi, il potere di rimettere i debiti è più forte di quello di rimettere i peccati. Io l'ammazzo quando voglio, questo bastardo, è lui che ha bisogno d'aiuto. Io vi ho fatto guadagnare, io vi ho fatto ricchi e vi ho chiesto ben poco. Bene, non me lo volete dare e io me lo piglio. Adesso che credevo di esserne uscito, mi trascinano di nuovo dentro. Quando il nemico attacca, colpisce quelli che ami. Michael, i traditori sono dappertutto. Ma tu tiri ancora i fili di qualche pupo anche adesso. Imparerò molte cose da voi. L'uomo più ricco è quello che ha gli amici più potenti. Se succede qualche cosa a Michael, io voglio che tu lo vedi. In questa famiglia comando io. Giusto o sbagliato? Non era questo che io volevo! Lo giuro. Voglio esserti amico. Anche l'uomo più forte ha bisogno di amici. Sono lusingato. Lei è un esperto di finanze e di politica, Don Lucchese, e io di queste cose non ne mastico. Ma ne mastichi di armi. La finanza è un'arma. La politica è sapere quando lo tirare il grilletto. Ho passato la mia vita a proteggere la mia famiglia. Volete mettervi in affari con me? E io farò affari con voi. È solo business. Lei dovrebbe saperlo, padrino.